Se qualcuno pensa che la reazione russa si limiterà a sanzioni economiche, si sbaglia di grosso. Vladimir Putin rincara la dose, rilanciando ancora una volta la sfida alla leadership turca. Al Cremlino, nella sala di San Giorgio, il presidente russo, durante il suo discorso alla nazione, non ha usato mezze parole. Ankara ha detto si pentirà amaramente di aver abbattuto il caccia russo al confine tra Siria e Turchia. Ci hanno tradito, ha proseguito, e il tradimento è uno degli atti più vili e meschini. Secondo Mosca, da un lato la Turchia dice di fare la guerra all'ISIS e dall'altro ci scende a patti. E quasi in contemporanea è arrivato l'annuncio del blocco dei negoziati con Ankara per il progetto Turkish Stream, il gasdotto destinato a trasportare gas russo in Europa attraverso il territorio turco. I toni dunque restano altissimi e non solo da parte della Russia, e alimentano un botta e risposta senza precedenti, fatto di denunce e controdenunce pesantissime. Ieri il viceministro della difesa russo Antonov aveva accusato il presidente turco Erdogan e la sua famiglia di fare affari con l'ISIS, trafficando in maniera illecita petrolio proveniente dai territori del califfato in Siria e in Iraq. Una denuncia accompagnata da immagini satellitari e filmati. Solo calunnie e propaganda sovietica per Erdogan, che ha rispedito al mittente ogni accusa, ma non solo. Ha detto anche lui di essere in possesso di prove che dimostrerebbero che è invece proprio la Russia a contrabbandare petrolio dalle zone controllate dall'ISIS, prove che, ha detto, presto verranno mostrate al mondo intero. Ed è in questo clima che oggi a Belgrado, a margine della 22esima conferenza ministeriale dell'OSCE, sarebbe avvenuto l'incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo turco Cavusoglu. Il primo e unico faccia a faccia di alto livello fra i due paesi dopo l'abbattimento il 24 di novembre scorso del jet militare di Mosca.